Arrivano in Italia con il portafoglio gonfio, si comprano le nostre aziende e spesso accade che inizino a sfregiarle fino ad arrivare a chiudere i cancelli e chi si è visto, si è visto. La storia della Pernigotti di Novi Ligure, salvataggio in extremis, è destinata ad entrare nel tristo registro del c'era una volta, depennando così una tradizione di 162 anni. Di certo i fratelli Toxox che dalla Turchia sono arrivati nel luglio del 2013, sbandierando progetti di rilancio a più non posso, poco ne sanno di cosa vuol dire dire per i novesi e per l'intero paese portare avanti un marchio che non è solo storia imprenditoriale ma culturale di un'intera nazione. Ahmed e Zafer avevano acquistato l'azienda con il 100% di capitale turco. Vogliamo portare il marchio per nigotti nel mondo, dicevano allora i due, affinché possa competere con i grandi player mondiali del cioccolato. Dunque progetti di forte espansione con gli addetti che già vedevano le produzioni dei supermercati di Stati Uniti, Cina, Corea e Giappone. D'altronde i Toxox, che presero il brand dal gruppo Averna, in quegli anni rappresentavano una realtà sana con 3.800 dipendenti e attività che spaziavano dal settore farmaceutico a quello alimentare, toccando anche le energie rinnovabili e la produzione analogica con vigneti fra Turchia, Grecia e Bulgaria poi a novembre 2018 la prima doccia fredda con l'annuncio appeso in bacheca della chiusura dello stabilimento novese i dipendenti si raccolsero in assemblea permanente con la solidarietà di tutti, politici, abitanti compresi allora si seppe che in cinque anni si erano alternati ben quattro amministratori delegati e che la situazione era già precaria da tempo anche se nessuno si attendeva a un epilogo così tranchant da quell'anno a oggi la storia è più che mai nota i due turchi hanno tentato di arrendere la produzione una sorta di spezzatino con uova di Pasqua fatte qua, torrone di là, ovetti di sopra e barrette di sotto. Il tutto mentre un'unica certezza bussava alla porta, ossia la fine della cassa integrazione il 30 giugno di quest'anno, cioè oggi. Nel frattempo si sono susseguiti incontri al Mise con i rappresentanti dei due fratelli armati di foglie e foglietti contenenti progetti fantasma che altro non hanno fatto che far perdere tempo a tutti. Oggi la situazione è questa: tutti in ferie, 56. Superstiti, e una riunione online domani con il Misa per cercare di prolungare l'agonia degli ammortizzatori sociali almeno per un altro anno. Un misero epilogo che di certo la Pernigotti non meritava.